In merito all'increscioso episodio che è avvenuto, così abbiamo letto attraverso Facebook, di strutturamenti vari, di tensioni varie tra alcuni candidati sindaci, ovviamente una cosa che mi addolora è solidarietà a Ida Carmina, solidarietà anche a Gianni Ameli, che anche lui in questo diverbio tra fazioni è stato offeso e deriso. Ovviamente sono vicende spiacevoli che non fanno parte della campagna elettorale, sono semplicemente frutto di tensioni individuali di ragazzi che magari un po' intrepidi e un po' così vivaci si scambiano parole, frasi e possibilmente anche qualche strattone. Ma al di là di questo, la solidarietà alle persone, chiedo a tutti di ricondurre una campagna elettorale attraverso il dialogo, il dibattito, il confronto delle idee. Programmi, le proposte, i cittadini debbono conoscere, sapere. Aida Carmina la prego semplicemente di non creare il vittimismo, di non invangare tutti, perché sarebbe anche questo una cosa sgradevolissima. Quindi solidarietà va bene senza vittimizzarsi, perché qui non c'è in gioco chi fa piangere di più o chi fa ridere di più. C'è in gioco chi ha la credibilità rispetto agli altri, di riuscire a risollevare le sorti di Portebello. Pertanto, cari concittadini, cari amici, riportiamo tutti, tutti, nessuno escluso, il dibattito politico e il confronto politico all'insegna del confronto programmatico. Parliamo di programmi, parliamo di cose che bisogna fare qui a Portebello, e asteniamoci da eccessi di tensione. È politica, non sono cose personali. Io da sempre che faccio politica ho sempre scisso le questioni di carattere personale dalla politica. Non mi riguardano, mi dissocio e pertanto auspico che tutti ritrovino il buonsenso e la serenità d'animo. Grazie e una buona giornata a tutti.